Buonasera. Buonasera, buonasera, bentrovati, grazie per il vostro applauso. È per me un piacere ritrovarvi questa sera qui alla terza edizione di questo premio, il Premio Letterario Nazionale Ercole Patti, città di Trecastagni. Per la terza volta la città di Trecastagni celebra Ercole Patti e prolunga la tradizione di un premio che in realtà è cominciato tanto tempo fa, e ne parleremo proprio questa sera. Il legame tra Trecastagni ed Ercole Patti non è forse noto a tutti, ed è quindi per questo che lo ricordo anche quest'anno proprio in apertura. Ercole Patti, non di Trecastagni, a Trecastagni villeggiava, e quindi la città di Trecastagni lo ricorda, ricorda questo grande autore della letteratura siciliana con il quale e sul quale si sono confrontati altri grandissimi. Abbiamo visto proprio in questa entrée di audiovisivo sia le copertine dei libri di Ercole Patti, alcune anche d'epoca, e complimenti a chi ha realizzato questo video, e anche le locandine cinematografiche di lavori per l'appunto per il cinema che sono nati su testi, su scritti, su romanzi di Ercole Patti. Ecco perché questa sera siamo qui, lo faremo per una serata che io spero ed auspico sia piacevole e snella, che sarà nient'altro che una conversazione con coloro i quali danno vita a questo premio, cioè i premiati, le persone che per l'appunto riceveranno il riconoscimento che la città di Trecastagni ha voluto loro dedicare. Faremo in modo che li conosciate un po' di più, anche se ciascuno di loro, credetemi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni e voi tutti li conoscete. Lo faremo restando insieme in un'atmosfera che naturalmente ci porterà a parlare di cultura, e questo è davvero un merito di chi ha voluto riprendere la tradizione di questo premio, ripescarlo, ridargli lustro e portarlo quest'anno alla terza edizione. Mi riferisco appunto a coloro i quali sostengono questo premio, che ringrazio e che saranno ringraziati man mano dagli organizzatori. Colgo l'occasione anche per salutare i rappresentanti delle istituzioni che sono in sala e che man mano chiameremo qui a premiare come da tradizione. E dicevo, tra coloro i quali meritano certamente l'applauso sono gli amministratori del comune di Trecastagni, ed è per questo che cominciamo classicamente come da tradizione con il saluto del padrone di casa, con il sindaco di Trecastagni, il dottor Giuseppe Messina. Prego, sindaco. Eccolo il sindaco che ci raggiunge, a lui tocca aprire e brevemente salutare, un parterre ancora una volta d'eccezione. Sindaco, buonasera, ecco il suo microfono, un parterre d'eccezione di premiati ma anche di tanti ospiti che questa sera ci hanno raggiunto. Sì, buonasera a tutti, vi do il più cordiale benvenuto, intanto un saluto alle autorità civili, militari, religiose. Agli ospiti, ospiti gentili che questa sera ci danno il privilegio di essere qui con noi, ma soprattutto i premiati, premiati d'eccezione che danno un tocco in più a questo evento. E poi, consentitemi, un pubblico sempre meraviglioso, un pubblico che ogni anno segue il premio Ercole Patti in questa splendida cornice di questo teatro. Ma io volevo dire, questo premio ogni anno cresce, e cresce dando grande lustro alla città di Trecastagni, ma da solo non si può andare avanti, bisogna avere il conforto, l'aiuto di gente come, consentitemi, Cirino Torrisi, il mio, un applauso. Vice sindaco e assessore alla cultura, promotore di questo premio Ercole Patti, ma oltre lui la giunta e soprattutto presidente del consiglio e il consiglio, maggioranza e minoranza, grazie, perché in sinergia, in sintonia, un applauso pure a loro, siamo riusciti a portare avanti sempre questo premio con risorse limitate, voi lo sapete. Ma l'ultimo grazie doveroso va alla Regione Siciliana, al Presidente Onorevole Raffaele Lombardo, che ha consentito che questo premio potesse essere sempre all'avanguardia.
portare un fiore all'occhiello lo dobbiamo alla regione siciliana, ci sono anche sponsor o altro. Io dico solo buon proseguimento di serata e soprattutto auguro a tutte buone feste per questo fine anno, e continuiamo così con l'augurio che l'anno prossimo possa essere ancora superiore a questo. Ma grazie, grazie, possiamo proseguire, grazie. Grazie a lei sindaco, tra l'altro lei ha ricordato il motore di questa manifestazione, lo chiameremo alla fine, per il momento è troppo emozionato, troppo teso, troppo nervoso, perché si rilasserà soltanto alla fine il suo vice sindaco, il Cirino Torrisi, che appunto è motore, io lo definisco e non c'è altra definizione per lui, il motore di questo premio. Entriamo subito nel vivo, lo facciamo consegnando un premio speciale e un ricordo che vogliamo fare, lo vogliamo fare dunque all'inizio, vogliamo ricordare un'amica, una grande amica di Trecastagni, un'amica di questo premio, una grande donna, una magnifica attrice, ci ha lasciati l'anno scorso, la vedevamo e ha calcato anche questo palcoscenico, un'amica di tutti quanti noi. Vogliamo ricordare, prima di cominciare con un premio speciale che va proprio alla sua memoria, la grande Mariella Lo Giudice. Quanto t'amo non lo sai.
un bacio grande che arrivi fino al cielo a Mariella Lo Giudice, che tutti noi abbiamo amato ed apprezzato e che questa sera vogliamo ricordare con un premio speciale che viene consegnato ad una sua grande amica, ad un'amica da lei conosciuta sul palcoscenico, e da lì è nata una grande e bella storia d'amicizia. Questo premio va a Norma Martelli, eclettica regista teatrale e sensibile attrice di cinema e teatro, legata fortemente alla Sicilia grazie al sodalizio artistico con Mariella Lo Giudice. La loro amicizia, nata sul palcoscenico, si è consolidata nella vita privata senza avere mai un cedimento fino agli ultimi istanti di vita dell'indimenticabile attrice catanese. Benvenuta Norma Martelli. Abbiamo visto Norma Martelli, prego, prego, sediamoci un attimo e scambiamo due chiacchiere, così come abbiamo promesso di fare con tutti gli ospiti questa sera. L'abbiamo vista in tante belle foto, foto di momenti lieti, magnifici, foto di vita divisa in due con Mariella, di pizze, tavolate, cene, foto di palcoscenico, di canzoni. L'abbiamo vista anche con il grande Nicola Piovani, che a proposito salutiamo, è qui con noi e tra poco lo chiameremo. E avete trascorso tante bellissime serate e condiviso tanti applausi con Mariella, al di là della motivazione che gli organizzatori hanno stilato nel darle questo premio. Io volevo un ricordo di Mariella e poi solo in due parole, e poi so che c'è qualcosa che lei vuole leggerci. Bene, non è facile dopo tutte queste immagini, comunque è molto bello, grazie che ci avete proprio mischiato nel ricordo. Sono molto legata alla penultima immagine, e quando l'ho mandata a Mario Patanelli l'ho anche scritto. Ci tengo molto perché è la prima volta che ho conosciuto Mariella. Sono venuta a Catania, era uno spettacolo di Toni Cucchiara. La conoscevo di nome, mi era rimasta impressa perché l'avevo vista in uno spettacolo e mi erano rimasti impressi i suoi capelli, ero anche molto invidiosa dei suoi capelli rossi e mi ricordavo, forse erano i Viceré addirittura, mi ricordavo un allestimento meraviglioso con attori da Turiferro in poi, mi ricordavo tutto, però la memoria andava a quella ragazzina dai capelli rossi, quindi questo ce l'avevo proprio nella memoria. Comunque l'ho conosciuta, i primi giorni prove a tavolino, quindi ciao, piacere, piacere. Il terzo giorno ci affidarono i camerini e Mariella ed io avevamo lo stesso camerino, e da lì, dal giorno dopo, cominciò a portare i pasticcini e la storia non è più finita. È stata una grande amicizia, un'amicizia che ha condiviso. Innanzitutto è nata sul palcoscenico, ma poi non abbiamo lavorato molto insieme, ma questo non ha significato che ci siamo allontanate, anzi, negli anni veramente si è proprio consolidata. Ci siamo conosciute che eravamo due ragazze spensierate, lei diceva Thelma e Louise dopo, perché la portavo sempre in motorino, e poi ci ha viste mamme e poi ci ha visto. Sono molto felice, scusate, parlo un po' per immagini, per quadri e per ricordi. Sono stata molto felice di averla amica e di avere con lei la passione per il palcoscenico, ma quando intendo passione intendo proprio sentire che per lei, e quindi è anche per me, sentire che cosa avviene in questi piccoli pochi metri quadri, quanta vita arriva là, che cosa bella è dare la vita. Gli attori si esprimono con le parole dei poeti, non parlano con parole proprie. Mariella ha parlato sempre attraverso le parole dei grandi, anche di Ercole Patti e di tante. All'attore spetta dare la vita, il soffio a quelle parole, e lei questo soffio lo dava in palcoscenico e lo dava
nella vicinanza con tutti, e questa è stata non soltanto la mia più grande amica, ma un esempio di gioia. Ecco, non so se mi sono spiegata quello che volevo dire. Perfettamente, ma... grazie no, poi, a Norma Martelli. Da lì, da quella immagine all'ultima, sono passati 30 anni, anche di più, quindi è passata una vita, perché l'ultimo lavoro di Mariella, il penultimo è stato proprio di Ercole Patti, e poi l'ultimo è stato proprio con il maestro Misha Vanuk e le Troiane, che mi ha visto, quindi ho fatto il primo e anche l'ultimo, quindi questo si è, no, il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude mai con Mariella. Basta, non dico altro. Grazie, Norma, grazie Martelli tante. Ci vuole regalare qualcosa prima di andare via? Sì, voglio semplicemente leggere una poesia, però me devo mettere gli occhiali. Ascoltatemi. I poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, Bossi, Ligustri o Acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono fra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa staccarsi dalla terra, e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mette in daga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga. Quando il giorno più languisce, sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Grazie Norma Martelli, però non deve andar via perché dobbiamo consegnarle questa targa per cui l'abbiamo chiamata, e per fare questo io chiamo, è qui presente intanto il marito di Mariella Lo Giudice, c'è anche la sorella Silvana Lo Giudice, li salutiamo e a loro vanno un applauso, ma noi chiamiamo un'altra grande amica
di Mariella Lo Giudice a consegnare questo premio, la stilista Marella Ferrera, che è venuta a trovarci questa sera e anche lei ha condiviso tante belle serate e tante belle avventure di lavoro, lei come stilista di lavoro con Mariella Lo Giudice. E chiamiamo Marella Ferrera perché Marella Ferrera, dopo aver consegnato questo riconoscimento a Norma Martelli, dovrà lanciare e lasciare un messaggio di cui è promotrice. Buonasera a Marella Ferrera. Grazie. Consegniamo proprio la targa che gli organizzatori del Premio Nazionale Letterario Ercole Patti hanno voluto dedicare a Mariella Lo Giudice, un premio speciale, consegnandolo a Norma Martelli. Grazie. Adesso sì, può andare. In questi casi c'è come una voglia di scappare via dal palcoscenico e possiamo anche capirlo. Marella, non ti farò parlare di Mariella, lo so, perché non voglio che tu rimanga con questo sorriso. Invece Marella Ferrera ci dice una cosa bella di un progetto che sta portando avanti, un progetto che anche a me, in prima persona stavolta parlo, sta tanto a cuore, perché in qualche modo è nato così, estemporaneamente, da un'idea che mi ha attraversato in un momento di lavoro intenso, ed è un progetto che riguarda Laura Salafia. Laura Salafia, io immagino voi la conosciate, è una ragazza, una giovane universitaria che ha avuto la sfortuna di trovarsi l'anno scorso nel momento sbagliato, al posto sbagliato. Laura Salafia usciva dall'università, dal monastero dei Benedettini in Piazza Dante a Catania, aveva appena sostenuto un esame di spagnolo portando a casa un magnifico 30 e lode, era felice in quel momento. La sua vita a luglio del 2010 è cambiata purtroppo per sempre. Laura Salafia è stata colpita da un proiettile vagante in una sparatoria, non era lei il bersaglio, un regolamento di conti, un uomo ha sparato, non ha colpito il suo bersaglio, quella pallottola ha invece colpito alla schiena, al midollo spinale per la precisione, Laura Salafia, che da allora è rimasta paralizzata. Durante un servizio che riguardava, un servizio televisivo che riguardava il processo a carico dell'uomo che ha premuto il grilletto, io sentii l'appello dell'avvocato difensore di Laura Salafia che pregava tutti di non dimenticare Laura, rimasta paralizzata, da allora ricoverata in un centro in Emilia, a Montecatone. 16 mesi passati in quell'ospedale di Laura in tanti si erano dimenticati, andammo lì a fare un'intervista televisiva che diventò appunto uno speciale di circa un'ora, e nel corso di quell'intervista Laura lanciò un appello accorato, dignitosissimo, molto concreto, reale, cortese, garbato, gentile, come nessuno si aspetterebbe mai da una persona che è stata così pesantemente colpita da una tragedia, non possiamo chiamarla in modo diverso. Laura disse: io ho un unico desiderio, voglio tornare a Catania, voglio tornare a respirare l'aria di Catania, magari tra i viali di quell'università. E quella intervista ci colpì tanto e decidemmo di aiutare Laura. Così contattammo il presidente della regione, si mise in moto una macchina che quasi miracolosamente in solo un mese ha riportato Laura Salafia a casa, in questo momento all'ospedale Cannizzaro di Catania, all'unità spinale, ma speriamo la possa riportare prestissimo a casa, in una casa sua. Laura Salafia non è catanese, è di Sortino, però vuole vivere a Catania e ama quella città che in realtà poi ciascuno di noi avrebbe invece odiato. Per aiutare Laura a tornare a casa, visto che naturalmente le cure del servizio sanitario, l'assistenza, tutto il resto le sono dovute, sono un suo diritto, le sta ricevendo, ma tutto questo non prevede che ci sia una casa sua, abbiamo lanciato un progetto, si chiama Aiutiamo Laura. Marella Ferrera l'ha subito sposato, questo progetto sta andando avanti, c'è una sottoscrizione che ha raccolto in un mese soltanto, non in un mese soltanto, questa è la, ecco l'importanza dell'italiano, 44.000 euro. Noi speriamo che questa sottoscrizione raccolga tanto, tanto di più, e per questo Marella ha pensato una cosa bella. Beh, una serata difficile, però il progetto appunto Aiutiamo Laura è stato
sposato appunto da, anche da un gruppo di persone straordinarie con le quali appunto abbiamo lavorato per un progetto ad una mostra a Catania, a Castellursino, Pezzi di Storia, insieme alla sovrintendenza e al comune. E grazie all'aiuto del Domenico San Filippo Editore abbiamo messo insieme questo catalogo, e tutte le persone che hanno partecipato alla costruzione di quest'opera hanno dato gratuitamente i loro contributi, dal fotografo ai testi, e questo ci sta veramente aiutando a mettere insieme una cifra importante perché è simbolica. Cominceremo così a mettere il primo mattone catanese per questa donna che comunque ha scelto Catania e in qualche modo ha fatto una scelta importante, perché e ci ha dato, dico sempre io, Marella, una grande lezione di vita e di dignità. Assolutamente, forse più catanese di quanto possiamo sentirla noi, insomma. E il catalogo appunto c'è un banchettino fuori dal teatro, è una donazione minima appunto di 10 euro e ne abbiamo quasi già venduti 1000. Adesso proveremo appunto ad organizzare una ristampa, questo sarà fatto ancora fino al 5 febbraio, fino a che appunto la mostra è lì al castello, e quindi grazie a tutti voi. Probabilmente Laura avrà una sua piccola casa catanese, perché avrà sicuramente l'esigenza di avere uno spazio attrezzato a dovere, non sarà una roba semplice, e quindi Natale lo faremo insieme a queste pezze di storia che per lei si tramuteranno in pezze d'amore. Grazie. La mostra è in corso al Castello Ursino, il catalogo è bellissimo, lo trovate proprio nel foyer del teatro, come ha detto Marella è edito da Domenico San Filippo Editore. Tra l'altro tra poco chiameremo il direttore Mario Ciancio, che questa sera è qui con noi, ma io vi consiglio veramente di dargli un'occhiata, di acquistarlo, è un primo mattone per la casa di Laura, speriamo di farcela in tempi brevissimi. Grazie a Marella Ferrera che ha sposato questo progetto. A questo punto tante chiacchiere, ne abbiamo fatte tantissime, speriamo anche di accelerare per le prossime, ma ci riposiamo un istante perché avete visto c'è un pianoforte su questo palcoscenico, questo significa che c'è anche della musica, non potrebbe che essere buona musica visto il tenore di questa serata, ma non è un tenore che io vi presento, ma un soprano che voglio chiamare, e chiamo appunto Piera Grifasi, che è una siciliana doc, a raggiungerci, che questa sera ci delizia con la sua voce accompagnata al piano da Diego Cristofaro. Piera Grifasi è diplomata all'Istituto Bellini di Caltanissetta e da a quel momento la sua carriera è andata avanti di teatro in teatro, ha partecipato a tante trasmissioni televisive, lo stesso si può dire, ma lui è catanese, di Diego Cristofaro, che si è diplomato all'Istituto Bellini di Catania. Insieme ci fanno ascoltare un loro primo brano, O mio bambino caro, dall'opera di Gianni Schicchi e Puccini, naturalmente. Oh, mio
Grazie e complimenti a Piera Grifasi e a Diego Cristofaro che l'ha accompagnata. Andremo avanti con questi piacevolissimi intermezzi musicali. Adesso andiamo ad entrare nel vivo consegnando il primo premio Ercole Patti, primo naturalmente in ordine di consegna, e parlando di un altro artista su questo palco. Per quanto riguarda il parterre appunto di premiati nell'ambito di questo premio letterario, si alternano scrittori, giornalisti, sceneggiatori, registi, autori. Ecco, il personaggio che sto per presentarvi è tanto, non può essere diciamo catalogato nell'ambito di una soltanto di queste specialità. Ma andiamo prima a vedere che cosa ci suggerisce l'audiovisivo che abbiamo preparato per presentarvi il prossimo premio Ercole Patti. Ercole Patti 2011 a Marco Dentici per la sua prestigiosa carriera di pittore, costumista e soprattutto di scenografo cinematografico, teatrale e televisivo al fianco di famosi registi, per la sua attività di docente in Italia e all'estero, per il suo felice esordio come regista nel docufilm Caldo Grigio Caldo Nero, per l'attenzione e l'amore per la sua terra che non ha mai dimenticato e nella quale ritorna sempre per non recidere un legame sicuramente indissolubile. Buonasera, benvenuto. E ci sediamo un po', a parlare con Marco Dentici, cominciando dall'ultima o forse penultima, mi pare, cosa che ha fatto, ma certamente della sua opera come regista, perché tutto il resto che è andato scorrendo su questa pellicola, sullo schermo alle nostre spalle, o la maggior parte di questo, riguarda la sua attività di scenografo cinematografico, televisivo, teatrale. Io voglio invece cominciare questa brevissima chiacchierata dal suo lavoro di regista, anche perché ci porta un po' indietro nel tempo, 2 anni fa, ad una delle tragedie siciliane, ad una tragedia che comunque si è ripetuta solo un mese fa. Mi riferisco alla tragedia di Giampilieri. Infatti il docufilm Caldo Grigio Caldo Nero
racconta di quegli attimi, di quella sera di fine settembre, credo che fosse il 30 settembre, primo ottobre. Ecco, il primo ottobre di 2 anni fa, quando morirono quante persone, ricordiamo? 37. Quelle ufficiali. Ecco, perché ci sono dei corpi che non sono mai stati ritrovati. Ancora i loro familiari li cercano, le ricerche naturalmente sono state interrotte tantissimo tempo fa, ma anch'io andai a fare un reportage in zona e ricordo bene che anche l'anno scorso, in occasione dell'anniversario, trovai delle persone che mi dicevano: io ancora cerco mio fratello. Certo. Beh, per la verità è un film che parte da prima, dal 2007. Il film vuole proprio raccontare uno spaccato di una tragedia italiana, come tante ne accadono purtroppo, partendo dal 2007. Lì non ci furono vittime, fortunatamente, però era già scritto nell'aria cosa sarebbe accaduto. E il primo ottobre accadde quello che tutti sappiamo: 31 vittime ufficiali, 6 dispersi, ma c'è un cono d'ombra su probabilmente altre vittime senza nome, senza volto. Infatti in questo film non potevo fare che alludere in qualche misura alla presenza di persone magari extracomunitari, quindi che non hanno evidentemente avuto neanche l'onore di una sepoltura, ecco. A parte questa breve parentesi, anzi, io colgo l'occasione di ringraziare Maria Grazia Cucinotta, che sta qui con noi, e la piccola Valentina Vitale, per la prima volta sullo schermo, che hanno dato un grandissimo contributo a questo mio lavoro, che purtroppo la cronaca di questi ultimi tempi mi fanno dire che è un film tragicamente attuale. Ma perché, e qui possiamo aprire una parentesi che non so quando la potremmo chiudere, ma per brevità dico, insomma, che questo paese si sgretola, perché non è soltanto Giampilieri, Genova, La Spezia, la Toscana, Napoli, Catanzaro e ancora una volta il messinese. Saponara. E questo cosa significa? Significa che abbiamo abbandonato la cura del territorio, cioè quello che è il nostro patrimonio, che tanto ci fa dire la Sicilia, parlando sempre del nostro ambito, quanto è meravigliosa, quanto è bella, cioè siamo portatori di bellezza, ma non siamo in grado di tutelarla. E questo ho detto anche a Palermo in un'occasione di una bellissima e commovente proiezione, persino gli assessori si sono commossi, quindi anche loro hanno un cuore. E perché insomma deve essere alto il grido di indignazione, non si può accettare e aspettare un altro evento per abituarci a una situazione italiana che è sempre in continua emergenza. E purtroppo la storia e la cronaca, questa è cronaca, triste cronaca, ci smentisce, perché appunto, come si ricordava prima, c'era stato questo primo allarme lungamente sottovalutato nel 2007 proprio a Giampilieri, con dei dispacci che arrivarono direttamente in prefettura, si è tanto atteso fino alla sciagura, ma ricordo, e questa appunto è cronaca solo del mese scorso, che gli avvisi di garanzia della prima ora che riguardano la tragedia di Saponara sono arrivati alle stesse persone che sono coinvolte nella indagine che riguarda la tragedia di Giampilieri. Credo 18 persone. E con questo chiudiamo questa parentesi di cronaca legata appunto a questo docufilm che è arrivato anche a Venezia. Sì, ecco, se mi permette, proprio questo per me è un punto di orgoglio, ma non personale, ma orgoglio riflesso, nel senso che io avevo fatto una promessa a me stesso, ma soprattutto alla comunità di quei luoghi,
Giampilieri, Scaletta, Zanclea, Altolia, cioè quando si parla di Giampilieri perché mediaticamente quello è il paese più conosciuto, ma riguarda... Perché è quello più a valle, che ha avuto un tributo di vittime. Sì, perché ha avuto, ahimè, nella contabilità tragica, ha avuto il più alto numero di... E il fatto che Marco Müller, avendo visto un primo montato, tra l'altro non era neanche quello definitivo, abbia voluto ospitare questo film in una mostra internazionale del cinema di Venezia è stato veramente per me straordinario e naturalmente anche per l'intera comunità, insomma. Bene, allora adesso veniamo a parlare dello scenografo cinematografico e la maggior parte dei lavori che abbiamo visto porta un nome, Marco Bellocchio. Tu sei lo scenografo d'elezione per Marco Bellocchio. Sì, beh, con Marco si è stabilito un bellissimo rapporto che va anche oltre diciamo il confine professionale. È cominciato con la Balia, che ha coinciso la sua, diciamo, il suo voltar pagina del periodo fagioliano. Tant'è vero che molti critici, per quanto lui non neghi assolutamente quel passato, anzi ne ha un importante ricordo perché fa parte della sua vita, però da quel momento lui ha, diciamo, preso un'altra strada molto più personale, molto più strettamente personale. Ecco, dalla Balia in poi ho fatto tutti i suoi film, sì. I film di Bellocchio, tra l'altro, hanno un'impronta, sono riconoscibilissimi, e Bellocchio ha fama di essere un regista pretenzioso, difficile, esigente, da un carattere particolare. Com'è questo connubio? Ma questa è una vecchia storia. Quando c'è una personalità, un autore che ha carattere, dicono che abbia un cattivo carattere. Marco è intanto una persona straordinaria. Grandissimo, ha un grandissimo rispetto per il lavoro altrui, proprio dando autonomia al lavoro altrui. Ovviamente questo lavoro deve convergere nella direzione che è sua. Adesso nel mio caso in un certo senso sono anche facilitato perché ormai lo conosco a memoria, quindi, un sodalizio. Quindi ecco, una cosa per esempio per quanto riguarda la scenografia, lui è molto, sempre molto discreto, vorrei dire, quando gira quasi in modo apparentemente banale, poi quando vai a vedere in proiezione, di controllo eccetera, ti rendi conto che quelle erano le immagini che bisognava fare, quelli erano gli obiettivi, quello era il taglio, per cui questo, anche da un punto di vista scenografico, una scenografia più allusiva che descrittiva, cioè far intuire al pubblico quello che neanche si vede sullo schermo. Ecco, questa è sempre la nostra sfida, in vincere per esempio questo discorso in parte c'è, in parte lì dovevano esserci delle cose molto precise. Si trattava di una storia drammatica, una grandissima storia d'amore in un periodo particolare dell'Italia, e per cui alcune cose, ma senza mai la retorica o il glamour dell'illustrazione. Ecco, questo. Vi vedremo di nuovo insieme? Stiamo già lavorando, stiamo facendo un film, quello lo posso dire perché è pubblico ormai, stiamo facendo un film sulla Eluana Englaro, sulla storia di Eluana Englaro, ma non sulla sua storia specifica, ma sul fenomeno, sull'evento, sulla problematica e sugli schieramenti che ha portato a un intrecciarsi di storie sul piano personale. Ecco, questo. Bene, allora vi rivedremo al cinema. Grazie a Marco Dentici, che viene premiato dall'onorevole Giovanni Barbagallo, deputato regionale dell'Assemblea regionale siciliana. Lo possiamo definire certamente, l'onorevole Barbagallo, il deputato del momento, sarete d'accordo? E lui il primo firmatario di quel disegno di legge che è stato appena varato all'Assemblea regionale siciliana, che ha ridotto il numero dei deputati a 70, quindi amato e odiato, possiamo dire. La targa manca, noi l'aspettiamo, eccola qua, è arrivata.
immancabilmente con l'immagine di Ercole Patti. Grazie ancora a Marco Dentici e grazie a Giovanni Barbagallo, che tra l'altro gioca in casa a Trecastagni, non possiamo non ricordarlo. Adesso un brevissimo e gradevolissimo ulteriore intervento con Piera Grifasi e Diego Cristoforo, che ci regalano stavolta Tu che mi hai preso il cuore, da Il paese del sorriso di Franz Lehár. Grazie ancora, graditissima esibizione di Piera Grifasi e di Diego Cristoforo. Andiamo avanti a consegnare il prossimo premio Ercole Patti e a questo punto vi presentiamo un personaggio da sempre vicino a questa manifestazione e in qualche modo ne rimane uno degli autori. Andiamo a vedere l'audiovisivo. Thank you.
Premio Ercole Patti a Mario Patanè, eclettico ed instancabile direttore artistico di Cine Nostrum, prestigiosa rassegna cinematografica da lui ideata, che si svolge da 7 anni ad Aci Catena in provincia di Catania. Cine Nostrum ha richiamato nel tempo in Sicilia ben 4 premi Oscar e vere e proprie icone del cinema internazionale. Tra i meriti riconosciuti alla rassegna, quello di aver fatto conoscere ed apprezzare al grande pubblico l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo. Buonasera a Mario Patanè. Benvenuto, anche se questo benvenuto io lo do ad una persona, come vi dicevo prima, molto vicina a questo premio, perché possiamo dirlo, l'ho definito uno degli autori, è proprio Mario Patanè che realizza questi audiovisivi che ci raccontano in parole, musica, soprattutto parole no, musica, immagini, soprattutto foto, la storia di tutti i personaggi che si avvicendano su questo palcoscenico. Anche se sono immagini solarizzate, non era nelle previsioni. Comunque non è questo. Sì, io ti ringrazio, ringrazio gli amici che mi hanno voluto onorare con questo premio. Per me vale, penso, il detto latino del nemo profeta in patria, anche se questa è la mia patria, perché conosco quel signore che si chiama Cirino Torisi da oltre 20 anni e ci sentiamo sempre. Ultimamente abbiamo ripreso un vecchio contatto che ci ha portato a frequentarci con una certa frequenza. Ma io voglio un attimo parlare delle immagini che avete visto. Io ho avuto la gioia, l'onore di conoscere grandi, grandi, grandi nomi della nostra cultura. Potevo continuare ancora con altre 20 immagini, ma avrei stancato tutti, soprattutto il pubblico. Ma dico, c'è una costante che lega questi nomi. Più sono grandi, più sono modesti. E la cosa che poi mi gratifica e mi onora, che si resta amici, amici con la maiuscola. Qui ce n'è qualcuno in mezzo al pubblico. L'ultima immagine l'ho dedicata a Mariella. Mariella ci si conosce da sempre, perché Mariella è presente. Mariella è ancora su Facebook e deve esserci sempre Mariella. Perché Mariella, guarda, io mi ricordo l'omaggio che abbiamo fatto 2 anni fa al grande Nicola Piovani. Doveva e poteva essere solo lei a condurre le serate. È stata una settimana bellissima. Mariella, Angela erano sempre con noi e si è continuato a quel tipo di rapporto che rende, perché Aci Catena adesso è cresciuta male, ma è cresciuta. È un paese dove non è né Venezia né Berlino né Cannes. Portare 4 premi Oscar, portare gente come Ettore Scola, Carlo Verdone, Cristian De Sica, Benigni è Oscar, quindi l'avevo già messo nel novero, e vengono alla Aci Catena. Morricone, dicevano dal pubblico. Morricone, ma un altro premio Oscar, Tornatore, altro premio Oscar. Li avevamo nominati. Appunto, e queste persone che vengono lì, è una cosa che mi ripeto sempre, a furia di stancarmi, nessuno ha mai preso un centesimo. Vengono a dedicare una settimana, qualche giorno in più, in meno, dipende dai loro impegni, della loro vita da noi, e alla fine mi resta una grossa soddisfazione. Portare il cinema, da noi non c'è una sala, ce ne hanno 3, adesso neanche una. Portare il cinema in un'area archeologica, meta del Grand Tour, dove veniva Jean Nouvel nel 700. Chi di voi andrà a San Pietroburgo vedrà una gouache di Jean Nouvel a San Pietroburgo, un posto che sono qui, c'è un mio grande amico che mi è sempre vicino, l'architetto Campo, è un'area archeologica che stiamo rivalutando assieme. Io mi ci metto, scusate l'immodestia, perché prima era i 2 calidaria erano ricovero per le bestie, c'erano, piantavano le patate lì, era abbandonata a se stessa. Da qualche anno l'abbiamo voluto riprendere assieme. E allora le statistiche dei beni culturali: nel 2009 80 euro di incasso, 200 paganti. Tenete conto che buona parte sono ragazzi delle scuole che portavo io lì a far conoscere i posti. Bene, la settimana di Cine Nostrum, 8 giorni, una media, mi tengo basso, di 1500 persone. Moltiplicate, ecco, in una settimana un mare di gente, durante l'anno 200 persone, ma adesso so che c'è un grosso progetto
che penso, io forse sto parlando troppo, adesso non parlo più. Mi sono fermato. No, per carità, ormai no, diciamo, non voglio tediare, siamo tutti curiosi. Nessuno. Non voglio tediare. Parliamo del progetto e finiamo. Prego? Un grosso progetto. Un grosso progetto, sì, ma di fare un'area veramente fruibile totalmente, perché è assurdo, per problemi che purtroppo oggi tutti attraversiamo, che si è chiusa la domenica, non ha senso secondo me. Qui c'è l'architetto Campo. Vabbè, ma guarda, certamente... con lui sfondo un portone spalancato, non una porta, quindi sono tranquillo, guarda. Avessi vicino sempre gente come Gedo Campo, allora io volerei in alto. Questo premio Mario Patanese lo merita tutto, avete sentito, chi non lo conosce si è reso conto, ma lo conoscono tutti. E gli consegna il premio, l'hai proprio tirato in ballo, non lo sapevi, l'architetto Gesualdo Campo, direttore regionale dei beni culturali, direttore alla regione siciliana beni culturali. Lo punto, chiamiamo? A questo punto eccolo mi qua. Devo un caffè senz'altro, perché non lo sapevo. Una cena, cioè, è più appropriato direi. Con questo progetto che speriamo, io non dimentico, le promesse e gli appelli lanciati che speriamo si concretizzi, l'architetto Campo magari suggellerà questa promessa con un suo ok, ci basta solo questo, giusto? Certo. Più che un ok, ma io non merito le cose, i giudizi che ha espresso, e posso aggiungere però che al suo attivo non ha solo Cinenostrum. Lui è uno storico a largo raggio del territorio, ha una passione illimitata per la Valle dell'Aci. Oltre che un grande collezionista. È un collezionista, è un testimone di storia. Basta così. Abbiamo già detto tantissimo di Mario Patanè. Grazie, arriva il premio Ercole Patti che l'architetto Campo consegna a Mario Patanè, motore e patron di Cinenostrum. E complimenti per quella bellissima galleria di personaggi da fare invidia a chiunque, devo dire. Grazie anche a lei, architetto. Grazie. E a questo punto, visto che Mario Patanè ha tirato in ballo non solo l'architetto Campo, ma tutti i premi Oscar che avete visto scorrere su questo maxi schermo, siccome noi siamo talmente fortunati questa sera da averne uno in sala, io devo assolutamente chiamare Nicola Piovani. Buonasera, benvenuto, grazie. Abbiamo visto Nicola Piovani nell'audiovisivo che ha ricordato la grande, grande Mariella Lo Giudice. Anche Nicola Piovani condivideva con la moglie questa amicizia per Mariella Lo Giudice e io di Nicola Piovani, oltre a tutte le cose bellissime che Nicola Piovani ha fatto, ricordo qualcosa di meraviglioso che lui ha eseguito a Palazzo Platamone l'anno scorso, proprio nella serata che ha ricordato Mariella Lo Giudice. Mariella era una grande amica, ma era anche una persona di famiglia, siamo cresciuti, siamo insieme. E abbiamo passato l'ultimo Capodanno insieme e prima di chiudere lei chiese di suonare per lei una canzone a cui era affezionata. E allora, beh, visto che la serata si è aperta in nome di Mariella, gliela suoniamo di nuovo questa sera. La canzone che aveva chiesto era De Maggio, una canzone napoletana. Il premio Oscar Nicola Piovani.
Grazie. Grazie a Nicola Piovani per questo regalo che ci ha fatto. Grazie. E richiamiamo Nicola Piovani perché il sindaco di Trecastagni, lo richiamiamo, li richiamiamo qui, il sindaco di Trecastagni vuole donargli un libro, anche due, vedo che sono qui, ecco sì, è proprio una pubblicazione che riguarda Trecastagni ed un'altra che riguarda Ercole Patti e il Giovannino di Ercole Patti. Ritorna quindi il sindaco per questo omaggio a Nicola Piovani. Eccolo qua. Prego. Il libro questo di Trecastagni è stato scritto dal preside Barbagallo, che poi fra l'altro è zio dell'onorevole Barbagallo, del collega Ennio Barbagallo di Pedara, però è un libro che è la storia di Trecastagni e ci dà il piacere di poterlo leggere nel suo lasso di tempo, quando può. Questo è per lei. E questo penso è un libro di Ercole Patti, Giovannino, che noi dedichiamo pure a lei. Grazie per l'emozione che ci ha dato. Grazie maestro. Grazie ancora. Continuiamo a parlare di scrittura e di scrittori e lo facciamo con il prossimo premio Ercole Patti. A Giuseppina Torregrossa per la sua prestigiosa e fulminea carriera di scrittrice ed ambasciatrice delle donne di Sicilia, per la sua sensibilità di donna intelligente ed ironica che emerge immediatamente sin dall'incipit di ogni suo scritto, da Anciluzza ad Agatina, da Adele a Romilda, i romanzi di Giuseppina Torregrossa raccontano la Sicilia attraverso le sue donne, fiere e coraggiose, divise tra amore e passione. Libri che affascinano ed appagano la mente e la pancia, coinvolgendo il tatto, il gusto, la vista, l'olfatto, in una voluttà che cattura dalla prima all'ultima pagina. La terra e la femminilità, l'eros e il cibo sono il fil rouge che caratterizza le sue opere, ormai tradotte in 10 paesi, in un crescendo costante sin dal 2007, anno del suo esordio con L'assaggiatrice. Benvenuta Giuseppina Torregrossa. E abbiamo visto quante copertine in tante lingue, 10 paesi, sono veramente tanti e sono una bellissima soddisfazione, immagino, di questi tempi soprattutto.
È vero, io sono arrivata tardi, però poi sono andata veloce, perché sempre, sono un po' lenta, sono un diesel, parto tardi, però poi quando vado, vado. Effettivamente il Conto delle Minne è stato tradotto in molte lingue, è stato un successo, perché io ho esordito con la saggiatrice. E poi è venuto questo, cioè il Conto delle Minne con Mondadori, che è stato un grosso successo nazionale e internazionale. Anche la saggiatrice però è stato tradotto, e poi è venuta... poi al traino. E che dire, sono stupita pure io, onestamente, non è una cosa che capita tutti i giorni, no? In un momento in cui l'editoria è in crisi, i libri non si vendono, tutti scrivono e nessuno legge, io poi arrivo a 50 anni, quindi neanche, insomma, non sono neanche quel fenomeno. Perché prima facevi la ginecologa. Sì, nessuno è perfetto, io ho fatto il medico per molti anni, cioè, l'ho fatto per più di 30 anni, è stato un meraviglioso percorso che mi ha permesso anche di scrivere, perché in realtà nei miei libri c'è tanta attenzione al corpo che può venirmi solo dalla mia formazione medica, no? Dalla mia professione ginecologa, perché più che la storia, molti mi chiedono se le storie, anche perché insomma... c'è un po' di sesso e di eros, no? Nei miei racconti, se le storie sono storie ascoltate, no? Nel segreto degli ambulatori, in realtà più che le storie sono i corpi che parlano, più che le donne, no? Sui corpi delle donne trovi tracciate e le loro storie, non solo sul volto le rughe, ma il corpo ti racconta. Poi c'è sempre ricorrente questo connubio Eros-Cibo, che ti ha portato tanta fortuna, ma come nasce? Perché mettere assieme queste due cose? Guarda, mi piacerebbe dirti una cosa molto intelligente e molto profonda sull'argomento. In realtà è un po' un mio sentire, ma è una storia vecchia. A me me la chiarì, io ho avuto un grande amore, il quale un giorno... non so, io tendevo come tutte le donne a saltare i pasti perché non voglio ingrassare, no? Cercavo di mantenere questa linea. E questo un giorno mi disse, cioè, guarda, senza benzina la macchina non cammina, per quel che mi riguarda prima bisogna mangiare. Da quel momento è nata questa accoppiata per me fra cibo ed Eros e ho continuato, mi piace, sono due cose belle, sono due cose che vanno molto d'accordo tutto sommato, che si sposano bene. In uno di questi scritti che abbiamo visto durante l'audiovisivo, appunto, che scorreva, c'era quel pezzo che diceva anche: ho dedicato questo mio lavoro a Sant'Agata, ma da una palermitana è una cosa quantomeno inconsueta. E Santa Rosalia? Ecco, sto scrivendo perché non vorrei che Santa Rosalia si offendesse, per cui figurati da palermitana. Fra l'altro qualcuno me l'ha anche fatto notare, è così. Allora, io Sant'Agata, onestamente, sono stata scelta da lei, non sono stata io a scegliere Sant'Agata. E devo dire che una santa che mi ha... io amo molto le vite delle sante perché poi in realtà sono anche molto umane, più che non sono vite sante, sono vite da donne, le vite delle sante. Per cui Sant'Agata a un certo punto mi ha un po' conquistato, no? Con questa sua storia, con questo suo coraggio. Con questo suo coraggio e soprattutto con questa sua grande resistenza e la capacità di opporsi al potente che ti vuole violare a tutti i costi, no? Cioè la capacità di difendere il proprio corpo, che è il mio e lo gestisco io, in Sant'Agata è eclatante, no? Questa cosa. E a me e mi ha raccontato questa storia lei, in fondo io il Conto delle Minne è come se me l'avesse raccontata Sant'Agata, tant'è vero che io non manco mai, appena arrivo a Catania, di andare al Duomo comunque. Posso testimoniare, l'ho fatto anche oggi. Stamattina è stata una corsa, perché poi a mezzogiorno il Duomo chiude, io ero arrivata tardi e quindi così. Certo, ora mi tocca Santa Rosalia per forza, perché bisogna rimettere a pari i conti, perché come tutti i siciliani, sai che la religiosità dei siciliani è molto pagana e temo le vendette, per cui sarà fatta al più presto. E nel tuo prossimo romanzo, allora? Sì, certo. Che esce quando? Dunque, in realtà io ho in uscita due romanzi, uno uscirà a maggio, ma è un gioco, non è una cosa seria, io mi cimento con una storia nuova e soprattutto mi cimento con un genere che a me non appartiene, perché mi cimento col giallo. C'è molto cibo in questo giallo che io sto scrivendo,
e uscirà a maggio. In realtà il romanzo in cui c'è questa Santa Rosalia che mi ispira, dovrebbe uscire nel 2013. È una storia in cui c'è del cibo anche in questo caso, e c'è questa, e prende le mosse da un miracolo di Santa Rosalia, naturalmente. Bene, non diciamo niente di più. Del resto Giuseppina Torregrossa è conosciutissima, apprezzatissima, e poi i libri si devono leggere, non si devono raccontare. Certo, grazie. Assolutamente. Grazie anche a Giuseppina Torregrossa, che viene premiata dal dottor Armando Sorbello, presidente del Consiglio Comunale di Trecastagni, che arriva. Trecastagni, dove eri già stata, Giuseppina? Sì, sono già stata. E dove ti abbiamo fatto ritornare. Sì, sono molto contenta di essere qui. Buonasera. Ecco il dottore Sorbello, che consegna il premio Ercole Patti a Giuseppina Torregrossa. Grazie. A proposito di foto, mi hanno raccomandato assolutamente la foto finale, quindi tutti i premiati poi nuovamente tornerete qui per la classica foto d'album. Grazie ancora, grazie a entrambi. E andiamo avanti speditamente e spero per voi piacevolmente nell'approfondire la conoscenza con i premi Ercole Patti 2011, che sono, come vi avevo promesso e come mi darete atto, assolutamente conosciutissimi. Andiamo avanti a premiare un'altra grande donna, altro premio Ercole Patti, andiamo a vedere di chi si tratta. Che qua credo si potesse andare avanti almeno per un altro quarto d'ora con le fotografie e tutto il materiale di documentazione. Premio Ercole Patti a Maria Grazia Cucinotta,
per la sua lunga ed apprezzata carriera di attrice di fama internazionale, densa di rilevanti successi ottenuti sotto la guida di prestigiosi registi, per la sua attività di produttrice coraggiosa e sensibile, con particolare attenzione verso i giovani talenti e le risorse esistenti al Sud Italia, per l'attaccamento profondo alle sue radici, alla sua terra, le cui potenzialità sta cercando sempre più di incrementare e valorizzare. Benvenuta, ben trovata, accomodiamoci pure per quattro chiacchiere con Maria Grazia Cucinotta. Applauso calorosissimo, è inutile sottolinearlo, che viene pure ripetuto, gioca in casa, è tutto meritato, gioca in casa, quindi... Allora, dice, partiamo dalla fine con Maria Grazia Cucinotta, partiamo da questo suo impegno, da questa sua testimonianza civile. Poco fa noi abbiamo ricordato la tragedia del Messinese, quella di Giampilieri, abbiamo citato anche quanto è successo a Saponara. Maria Grazia Cucinotta si è tanto spesa per lanciare appelli perché appunto arrivassero presto i soccorsi, arrivassero presto delle soluzioni che purtroppo ancora non sono arrivate, ma che non speriamo. Ci arrendiamo, è infatti, perché però... non bisogna mai finire di lottare. Quella è una cosa che io non faccio mai, io non mi arrendo mai, soprattutto quando poi lotti per una cosa giusta. Non bisogna mai dire è finita, non è finita, perché comunque la vita di chi è finita, ma c'è gente che ancora vive, e finisce chi muore quando lo dimentichi, e quindi non bisogna dimenticare. Assolutamente sì. E dicevo, continuiamo a parlare del suo ultimo impegno, non tanto come attrice, o almeno non solo come attrice, ma come produttrice. Come avviene la mutazione? È stata una mutazione normale, perché io sono rientrata in Italia, che ero incinta di mia figlia di 5 mesi, e poi ho deciso di restare in Italia. E siccome sono un'irrequieta di natura, non riuscivo a stare ferma, a fare solo una cosa, ho deciso di mettere su la prima società di produzione, cercando di portare il cinema da dove, dalla terra che avevo lasciato per il cinema, dalla Sicilia. E quindi sono rientrata qui, ho cercato tutte le mie produzioni di portarle qui, perché comunque è facile andare via. Però questa terra è una terra difficile, allo stesso tempo... io dico sempre che come un innamorato difficile, più è difficile più l'ami, e io questa terra l'amo da morire, e spero veramente di riuscire a portare qui tanto cinema, perché il cinema non è soltanto un film, il cinema è uno dei mezzi di comunicazione più potenti che ci siano. Il cinema porta lavoro, porta cultura e esporta soprattutto questa terra fantastica, e io vorrei che questa terra fantastica andasse in giro per il mondo e facesse innamorare tutti, perché ne vale veramente la pena. Impegnata nella produzione e anche come attrice in Viola di Mare. Viola di Mare è un film per nulla facile, da una storia particolarissima, tra l'altro era un film fortemente a rischio sulla carta. Fortemente a rischio, mi sono presa anche tante porte in faccia, perché quando andavo a parlare di Viola di Mare tutti mi dicevano: ma dove vai? Ma no, ma è difficile, poi siamo in Italia, c'è il Vaticano. Per carità, io sono cresciuta in una famiglia super cattolica, però ho imparato a rispettare la vita di tutti. Ho fatto tante lotte contro l'omofobia e continuo a farlo, perché amare è un diritto per tutti. Una persona sceglie la persona e non sceglie il sesso, e questo va rispettato, perché comunque tutti hanno il diritto di amare e non c'è perversione nell'amare, soprattutto quando le persone sono pulite e sane. E invece parliamo di Maria Grazia Cucinotta come testimonial, che è un altro degli ultimi impegni. L'abbiamo vista con la bandiera della Trinacria in mano, questo suo impegno pro statuto siciliano. Pro statuto, perché ci sono tante cose che sono ingiuste, e io quando ci sono le cose ingiuste parto per questa, per le mie battaglie. Una di queste battaglie è quella di restituire, adesso c'è un discorso politico molto ampio che non tocca a me affrontare, comunque mi hanno chiesto il mio aiuto per dare visibilità a un problema che c'è. Qui viene raffinato il 41% di tutto il greggio italiano. Ci sono 10 miliardi di euro che dovrebbero restare in Sicilia e che invece finiscono a Roma, e questo è un danno per la Sicilia, è un danno per i siciliani,
perché qui i siciliani fanno tanta fatica. Io vengo da una famiglia dove ho visto faticare i miei e continuano a faticare tutti quelli che sono rimasti. Quindi quei 10 miliardi qui farebbero il bene e la felicità di tanta gente e vale la pena lottare per questo. Possiamo definirla allora autonomista. Autonomista, cioè, per queste cose al 1000 per 1000. Poi sono per l'unione, perché la solitudine non porta a nulla, è l'unione che porta al compimento dei fatti, però le cose giuste vanno rispettate. Non è che la vediamo anche in politica prossimamente. Mai, mai. Io faccio molto... La politica ti preclude tante cose che poi invece io ho la libertà di fare e di dire soprattutto. E mamma? E ha mamma, qui infatti guarda, figlia. Sono emozionata perché c'è mia figlia e mio marito, perché di solito Giulia. Io viaggio da sola. E invece eccola, di trovarmi di fronte la piccola, che logicamente non sapeva di dover aspettare tutto questo tempo e sta lì che freme. La comprendiamo, però sarà tanto orgogliosa di questa mamma, immagino, e quindi avrà atteso con trepidazione, di questo ne siamo sicuri. E allora non rubiamo altro tempo alla piccola Giulia, ancora un applauso per Maria Grazia Cucinotta, che viene premiata dal vice sindaco Cirino Torrisi, che finalmente abbiamo qua sul palco e che possiamo capire, si è riservato la premiata che ha più flash in questo momento. Eccolo Cirino Torrisi che arriva e che salutiamo con un applauso, perché ha tanto lavorato per questo premio. Grazie a Maria Grazia Cucinotta, grazie anche a Cirino Torrisi che richiameremo tra poco. Adesso un Non ti scordar di me di Ernesto De Curtis, per il quale richiamiamo Piera Grifasi e Diego Cristoforo. Thank you.
Grazie a Piera Grifasi e Diego Cristoforo. Ci avviamo velocemente alla conclusione di questa serata. Prima di consegnare l'ultimo premio Ercole Patti, un premio in memoria di colui il quale contribuì all'avvio di questo premio già nella sua prima edizione, poi interrotta dal tempo e dagli eventi e poi ripresa grazie appunto alla volontà di Cirino Torrisi. È per questo che consegniamo adesso il premio in memoria di Augusto Grillo. È un premio che va ad un giovane alunno dell'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni. Quest'anno è una ragazza, per questo io la chiamo. Adesso vi parleremo anche di questo concorso che corre parallelamente al premio. La vincitrice di quest'anno è Giusy Contursu, che frequenta l'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni. Chiamo qui sul palco anche la professoressa Rosa La Rocca Grillo. Aspettiamo allora Giusy, la giovane Giusy. Speriamo che sia ancora qui in sala, perché sapete, Giusy ha vinto il premio di quest'anno, eccola qua, arriva, con un componimento che immagino sia su Ercole Patti. Adesso lei stessa ci racconterà. Arriva anche la professoressa Rosa La Rocca Grillo, moglie appunto di Augusto Grillo, alla cui memoria noi consegniamo questo premio. Benvenuta Giusy, quello è il tuo microfono. Buonasera professoressa. Allora, Giusy, quanti anni ha? 13. 13 anni. E questo premio lo vince perché ha scritto cosa? Allora, era un componimento, bisognava scrivere degli episodi della propria infanzia che richiamavano delle emozioni forti e bisognava descriverle usando i sensi, tatto, gusto, vista, olfatto, tutto. Ed è bello perché è bello sapere esprimere agli altri quello che hai provato tu. È bello sapere che ci sei riuscita bene. E questo l'hanno detto gli altri, però l'hai saputo dopo che ci sei riuscita bene. Senti, quanti erano i concorrenti, i partecipanti? Ma non erano tre per classe. Hai sbaragliato tutto, stai dicendo così, erano tre per classe. Professoressa, lei ha letto questo componimento? Me lo daranno, penso. Glielo daranno. Però è lei che consegnerà il premio insieme. Ma veramente piacere, perché è nello spirito con cui è nato il premio Ercole Patti. Esattamente. Vuole ricordare brevemente questo spirito e che anno era? Velocemente. È nato all'interno della nostra associazione Elicona, ed è nato proprio per stimolare i giovani alla scrittura e al piacere del racconto del proprio territorio, oltre che delle proprie emozioni. E questo premio è andato avanti per anni, poi l'associazione si è chiusa, il premio è stato silente, e quando però il nostro amico di tutti, Cirino Torrisi, mi ha chiesto di continuarlo anche se con altre vesti, io sono stata molto felice di cedere loro questo nostro premio, anche perché hanno mantenuto questa cellula che riguarda e che ricorda il passato. Quindi sono veramente felice di essere qui con una ragazza, vedo che non le manca l'autostima. E quindi... importante nella vita, è importantissimo, quindi non bisogna esagerare, pensa proprio di valere. E allora, appena mi faranno leggere questo racconto, penso che potrò adeguarmi a questo suo giudizio, autogiudizio. Noi ci crediamo comunque in parola, ma io credo che per Giusy una piccola, grande emozione sarà ricevere questo premio, oltre che dalle mani della professoressa che ha illustrato le radici di questa manifestazione, da un'altra professoressa che si chiama Marina Patti. E lo sai perché Patti? Perché è erede, pronipote, del grande Ercole Patti. Arriva, eccola qua. Buonasera. Buonasera Marina Patti, cediamole il microfono perché a lei invece chiediamo un ricordo. Intanto vorrei fare complimenti a questa ragazza, perché è un piacere premiarla, e quindi spero che questo sia l'inizio di un futuro brillante per te, per questo e per tante altre cose. E poi, se posso permettermi un attimo, vorrei ringraziare tutti i presenti, naturalmente, il sindaco, l'amministrazione comunale, ma soprattutto Cirino Torrisi, che già da diversi anni mi ha detto: sai, faremo il premio Ercole Patti ogni anno e ti prometto che lo faremo sempre meglio, e hai mantenuto la promessa. Io ti ringrazio tanto a nome mio, a nome della mia famiglia di cui sono portavoce.
Dicevamo di questo aneddoto da raccontare, del sentito dire di tramandato in tramandato, perché ovviamente lei non ha conosciuto Ercole Pasi. Sì, come no, io l'ho conosciuto, certo. Sì? Sì, sì, sì. Ero molto piccola, non ho grandissimi ricordi, però ricordo sicuramente quest'uomo con questa voce pacata, con questi toni bassi, con una voce tranquilla che dava serenità, senza inflessioni di voce, nonostante avesse vissuto tutta la vita a Roma, non parlava romano. E mi raccontava proprio mio padre, proprio stasera, un uomo schivo, un uomo timido, che, come mi diceva, proprio non ritirò un premio di Brancati, non ritirò neanche il suo premio, che era un polifemo d'argento, andò proprio mio padre a ritirarlo al suo posto. E quindi questo dimostrava proprio che non credo che lo fece perché non avesse tempo, forse perché era proprio timido, cioè non amava tanto stare in pubblico. E un'altra cosa che ricordo era la sua casa di Pozzillo, e io dico che la casa è l'espressione della nostra personalità, e quella casa era, io ci sono stata, ero molto piccola, ma la ricordo perfettamente, ed era una casa tranquilla, che dava serenità. Io ricordo che entrando lì, quando andavamo lì d'estate, c'era questo canto delle cicale incessante, e potrei perdere un po' di tempo a portarvi lì con me, però forse non ce n'è abbastanza. Però dico che la casa, espressione di nostra personalità, era esattamente come era lui, una casa tranquilla, serena, accogliente, gradevole. Questo è quello che io ricordo. Come nelle atmosfere di un bellissimo novembre. Come nell'atmosfera di un bellissimo novembre. E dico, era timido, ma nonostante questo non si potesse pensare dai suoi libri, no? Perché i suoi libri tutto fanno pensare, tranne che lui fosse stato un uomo, che fosse un uomo timido. Però in effetti era così. Grazie, grazie. C'era la professoressa, voleva aggiungere brevemente una cosa? Velocemente, volevo ringraziare, approfitto qua che c'è una pronipote dello scrittore, che io ho conosciuto e amato e seguito fino alla sua morte, e voglio ringraziare tutta la famiglia di Ercole Patti, i nipoti, perché grazie a loro abbiamo potuto realizzare dei bellissimi premi con mostre, con i cimeli, abbiamo fatto servizio televisivo sulla casa di Pozzillo che lei ricordava, quindi veramente grazie a tutti gli eredi di Ercole Patti. Grazie a Marina Patti, alla professoressa Rosa La Rocca Grillo, in bocca al lupo, e le diamo questo premio a Giusy Contursu, che ha vinto, dell'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni, che ha vinto questa edizione. Complimenti, e ricordati, oltre che scrivere, leggere. Bello proprio, non ho problemi su quello. Bene, grazie, grazie ancora, grazie a tutti voi. Eccoci qua, siamo alla consegna dell'ultimo premio Ercole Patti, e vi diciamo a chi va. Thank you.
Ercole Patti 2011 a Marcello Sorgi per la sua luminosa ed intensa carriera di giornalista, relatore, saggista e scrittore, per la sua alta professionalità che lo ha portato alla guida di importanti testate giornalistiche e televisive, per l'attenzione rivolta sempre alle problematiche, alla realtà complessa e contraddittoria della sua terra d'origine, a cui è rimasto sempre legato da vincoli di profondo affetto. Benvenuto Marcello Sorgi. Grazie. Dobbiamo aggiungere tutte le testate, perché nella motivazione non sono citate. Sono tante e sono blasonatissime perché sono le più importanti testate italiane, a cominciare da quella mitica siciliana scomparsa che tutti i siciliani come chiamavano? Ulora. Esattamente, Ulora oppure Illora. Illora, Illora, sì. Cioè l'ora di Palermo. Nasce lì il Marcello Sorgi giornalista. Sì, sì, sì. Un altro anno sono 40 anni, quindi un bel po' di tempo. Io sono andato allora dopo aver fatto la maturità e avevo fatto la maturità con un anno d'anticipo perché avevo saltato il terzo liceo, quindi avevo 17 anni, in una di quelle classiche crisi di disorientamento che si attraversano nell'adolescenza. E i miei pensarono bene di mandarmi a lavorare, credo che ebbero una buona idea, insomma, perché poi mi sono laureato dopo, certo, ma insomma il lavoro è una disciplina che a volte risolve un sacco di problemi. E allora era un mondo fantastico, somigliava ai giornali come sono ricostruiti nei film, c'era un'atmosfera che ricordava quella di quel film Prima Pagina, per l'appunto, no? C'era questo direttore mitico, Nisticò, pieno di nevrosi, di stranezze, che stava sempre con un enorme bicchiere di ovomaltina sul tavolo, che parlava una lingua che era un misto di calabrese, siciliano e romano, no? Con queste intuizioni incredibili. E poi faceva un lavoro assolutamente artigianale, per esempio tagliava le fotografie con la forbice, no? Che era una cosa che raccontarla ora nei giornali si fa tutto al computer. È preistoria questa. È preistoria. Però insomma molto artigianato giornalistico, ma un bel artigianato di quelli che appunto era come andare a lavorare in una bottega di un falegname e imparare a lavorare il legno. Poi arrivano il Messaggero, la Stampa, la prima volta alla Stampa se non sbaglio, perché poi c'è stato il passaggio da vice direttore alla Stampa e poi l'arrivo alla... Sì, prima dalla Stampa sono andato in Rai e poi dalla Rai sono tornato alla Stampa come direttore. Ci sono stato 7 anni a Torino e poi sono andato a Londra e adesso sono tornato a Roma. Una vita movimentata. Una vita abbastanza movimentata. Lui ha detto così, sono andato in Rai, ha solo fatto il direttore del TG1 quando andò in Rai, così. Sì, sì, anche quello è stato molto divertente, devo dire. Cioè, la televisione per uno che viene dai giornali è un'iniezione di adrenalina, cioè è un mondo più veloce, poi è legato alle immagini, con questo elemento di spettacolarità che nel giornalismo... E così è inizio, perché il giornalismo, che cosa si dice? La prima regola del giornalismo qual è? Quella di raccontare le cose e aggiungercene sempre un po', no? Perché se non ce ne aggiungi un po' la pietanza non ha sapore, no? E la televisione, nella televisione l'elemento di spettacolo è ancora più forte. Tra l'altro quello era un periodo in cui il TG1 era davvero, questo possiamo dire, era davvero il TG1, era uno dei momenti più alti della rete Ammiraglia e del telegiornale con la T maiuscola della Rai. Com'è cambiato questo TG1? Com'è vedere il TG1 oggi con gli occhi del direttore di allora? Ma insomma io penso che tutte le cose cambiano, no? Cioè il telegiornale che io mi trovai a dirigere intanto era pieno di star, no? Cioè che adesso alcune sono andate in pensione, altre sono andate a fare, per esempio insomma, la conduttrice principe della serie era Lilli Gruber, no? Poi c'era Paolo Fraiese. Io ricordo che quando feci l'assemblea di presentazione alla redazione tutto si svolse in uno studio televisivo e la voce di Fraiese scendeva da certi altoparlanti che sembrava venire dal cielo, insomma. Cioè, c'erano ancora
i grandi maestri della televisione. Vespa era un inviato del TG1 che io dirigevo, no? C'era Ennio Remondino, mi ricordo, c'era Maria Luisa Busi, poi c'erano dei giovanissimi che mi hanno portato dalla radio, per esempio non so, Monica Maggioni, che poi ha fatto l'inviata di guerra, che è andata con gli americani, embedded, è stata una delle poche giornaliste italiane ammesse a un'esperienza del genere. No, insomma, era un insieme molto variegato, complicato, ma anche divertente. E non c'era ancora il panino. Non c'era il panino, no, sì, non c'era il panino, c'era tanta politica. Però spieghiamolo che cos'è il panino. Il panino è una cosa che è venuta poi dopo, quando si mette, diciamo, mi pare che la inventò Mimoun, si mette un pezzo, cioè la voce di uno del governo, la voce di uno dell'opposizione e poi di nuovo la voce di uno del governo, perché siccome si dice che in televisione l'ultimo messaggio è quello che resta impresso, in questo modo comunque si è sempre a favore del governo e si dà l'impressione di aver raccontato anche l'opposizione. Allora, questo in gergo si dice panino, no? E non è un non è un grande esempio di giornalismo. E dal TG1 alla Stampa, un giornale di grandissimo respiro, fatto di storie, con un suo stile particolarissimo, un giornale blasonato, il giornale della famiglia Agnelli. Sì, beh, la Stampa è il giornale in cui ho lavorato per più anni della mia vita, perché ci sono arrivato che avevo poco più di 30 anni dal Messaggero, poi a un certo punto me ne sono andato e poi ci sono tornato nell'insieme, ci avevo lavorato quasi 20 anni e la Stampa in cui sono arrivato la caratteristica della Stampa anche lì erano questi grandissimi personaggi, ne dico solo due: Igor Mann e Lietta Tornabuoni, scomparsi tutti e due, no? Igor Mann, poi l'avete visto qualche volta in televisione, quel giornalista con quelle frecce bianche, no? Quell'esperto di mondo arabo che sembrava un arabo lui, peraltro con quella carnagione, peraltro nativo di Catania, insomma il suo vero nome era Isidoro Manzella, e l'idea di uno che si cambia il nome per diventare un giornalista più eccentrico, io la trovavo formidabile. Peraltro stiamo lavorando a un libro per ricordarlo. E l'altro grande personaggio della Stampa era ovviamente Agnelli, l'editore, no? Che era una presenza immanente al giornale, che da un momento all'altro poteva spuntare in redazione. Io lavoravo all'inizio alla redazione romana ed effettivamente lui tutte le volte che poteva si affacciava in questa redazione come una specie di talent scout, no? Per cui quando io poi sono diventato direttore della Stampa e quando Agnelli è morto, ho raccontato in un articolo questo terribile tirocinio a cui lui ti sottoponeva, no? Che era un tirocinio rivolto a selezionare i giornalisti, perché lui insomma costruiva un direttore prendendolo quando era redattore ordinario, no? E gli faceva fare tutta la carriera, ma la carriera era fatta di queste terribili interrogatori a cui ti sottoponeva con delle domande sempre molto puntute, molto intelligenti, e con la capacità di farti capire che se la risposta era insufficiente lui non te ne avrebbe fatto un altro, per cui queste conversazioni cominciavano e finivano improvvisamente sempre, ed erano sempre accompagnate da queste sintesi terribili che lui faceva, questi slogan, queste battute che poi lo hanno reso famoso. Insomma, era anche quello un personaggio unico, assolutamente unico, l'avvocato. E ricordo che quando mi nominò direttore, per l'appunto io non lo sapevo, cioè non lo immaginavo, perché ero tornato al giornale come editorialista con il ruolo che ho anche adesso, e lui mi disse di andare a Torino e poi mi disse se avevo in programma di partire. Io gli dissi che avevo l'aereo alle 5 del pomeriggio e lui rispose: forse è meglio che lo metta domani l'aereo, che ci vediamo alle 5 al giornale. E arrivati al giornale lui si presentò, era vestito con un paio di jeans, ricordo che aveva delle bretelle fatte con tante piccole bandiere americane, perché poi aveva anche un modo eccentrico di vestirsi, e fu esemplare il modo in cui lui comunicò al direttore che c'era prima di me, che era Carlo Rossella, che doveva andarsene, e a me, che dovevo diventare direttore, perché disse: ho l'impressione che il dottor Rossella voglia andare in America, no? E credo che abbia una passione anche per il Pacifico, quindi andrà in tutta l'America, cioè
Perché effettivamente in genere uno va nel Nord America e va a Washington o a New York, quindi insiste più sull'Atlantico, no? Cioè pensare al Pacifico significa spostarsi di 9-10 ore di aereo. Cioè, il dottor Sorge è venuto qui che aveva i pantaloni corti, penso che saremmo tutti contenti se fa il direttore. Si alzò e se ne andò e noi restammo annichiliti, ovviamente io più di tutti. Bellissimo questo aneddoto, più che vero. E poi questo filo conduttore che mai viene abbandonato, questo filo che riporta Marcello Sorgi sempre in Sicilia, grazie ai suoi libri. Il giornalista scrittore Marcello Sorgi, che spazia, che però punta quasi sempre alle e sulle Eolie. Questo amore, ho visto che c'è anche una consegna di cittadinanza onoraria, credo. Voglio dirti però ancora una piccola cosa sul giornalismo siciliano, perché insomma, di giornalisti siciliani ce n'è tanti famosi, ce n'è tanti che sono diventati scrittori, tanti che hanno diretto giornali, e questo dipende dal fatto che comunque la scuola siciliana è sempre stata una grande scuola. E siccome sono a Catania, voglio ricordare un episodio della mia carriera che mi è particolarmente caro, cioè quando c'era sempre stata una rivalità sorda, come sono sempre le rivalità siciliane che non sono mai dichiarate, fra la scuola palermitana e la scuola catanese, no? Perché la scuola palermitana era quella da cui venivano i direttori e la scuola catanese era quella da cui venivano gli scrittori, no? Però la scuola catanese aveva avuto, non so, Cannavò, per dire, un mito del giornalismo sportivo. E quando uscì il libro di Vittorio Nisticò, che era ormai anziano, era fuori da una decina, forse da 15 anni, e scrisse questo libro di ricordi, un libro veramente palpitante, Mario Ciancio mi telefonò e mi disse: dobbiamo fare qualcosa per il libro di Nisticò. E a me parve un'occasione unica, no? Cioè di riunificare queste grandi scuole, perché i grandi giornalisti catanesi vengono tutti dalla Sicilia di Catania, che Mario Ciancio dirige da tempo immemorabile, no? E i bravi giornalisti di Palermo venivano quasi tutti da allora diretta da Vittorio Nisticò. E qui all'università si svolse questo incontro fra questi due personaggi, Vittorio vecchio, Mario molto più giovane, e Vittorio fu accolto in modo molto molto bello da Catania, dall'Università di Catania, dai giornalisti della Sicilia e ovviamente da Mario, che presentò il suo libro. E credo che questa è stata una delle più belle pagine del giornalismo siciliano in Sicilia, insomma. Questa unità siciliana che ancora non è stata realizzata, comunque c'è sempre una grande concorrenza. Un po' di competizione, un po' di rivalità ci deve essere per forza, se no non è giornalismo. Assolutamente. Chiamiamo a premiare Marcello Sorgi, Mario Ciancio Sanfilippo, direttore ed editore del quotidiano La Sicilia. E questo è un podio finale tutto dedicato al giornalismo, non possiamo non dirlo. Buonasera direttore, bentornato, perché lei anche l'anno scorso era dei nostri. Molto gentile. Allora, io desidero subito dire una cosa per Marcello. Io sono amico di Marcello da quando è nato. Però c'è qualcuno in famiglia che è mio figlio, che lo adora. E io sono geloso di Marcello, sono profondamente geloso. Perché lui lo considera il più grande giornalista del mondo, non dell'Italia, ma del mondo. E sbaglia. No, ha ragione, perché mio figlio ha cominciato alla Stampa di Torino sotto la sua scuola e spero che diventerà un altro Marcello Sorgi. Si è dimenticato però Mario di aggiungere che mi ha fatto una promessa, che mio figlio andrà a lavorare con lui alla Sicilia a imparare il mestiere, così ci scambieremo le relazioni. Guarda che ho un'ambizione, perché ho un nipote che si chiama Mario Ciancio Sanfilippo e che verrà alla stampa, andrà alla stampa quando tu sarai presidente onorario. Va bene. Grazie anche per questo scambio di battute. Consegniamo il premio Ercole Patti a Marcello Sorgi. Prego, direttore. Bellissimo. Premio Ercole Patti a Marcello Sorgi, consegnato dal direttore della Sicilia Mario Ciancio. Grazie ad entrambi, e direttore, ci vediamo l'anno prossimo anche qui. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.
A questo punto siamo proprio ai saluti e ai ringraziamenti finali. Una piccola parentesi dedicata a quanti hanno aiutato i patron di questo premio a realizzarlo, e quindi alle cantine Nicosia, ad Alza SRL, a Ricla di Barbagallo. Questo in chiusura, un grande ringraziamento a loro, ma prima di chiudere è assolutamente necessario far tornare qui sul palco Cirino Torrisi, vice sindaco del comune di Trecastagni, perché tocca a lui chiudere e salutare, ringraziarvi per la vostra pazienza, per la vostra cortesia, per la vostra attenzione e soprattutto per la vostra presenza anche quest'anno alla terza edizione del premio letterario nazionale Ercole Patti. Eccolo qui Cirino Torrisi, a te il microfono. Buonasera a tutti. Io diciamo che l'emozione ormai è passata, cara Michela, e quindi posso tranquillamente stare qua 2 ore a parlare con te. Non è vero. Non li facciamo spaventare. Ho preso qualche appuntino per evitare di dimenticare qualcosa. Desidero innanzitutto ringraziare i premiati, a partire dalla signora Cucinotta, Marcello Sorgi, Marco Dentici, la signora Torregrossa, Norma Martelli, e consentitemi un saluto e un abbraccio particolare al premio Oscar Nicola Piovani e all'amico mio Mario Patanè. I premiati, vorrei partire, se mi consente il direttore, da lui. Lo ringrazio per tutto quello che fa per questo premio, già il secondo anno che mi dà un aiuto, ma di quello serio e giusto, infatti è stato l'aggancio giusto per Marcello Sorge, lo ringrazio ancora. La famiglia Patti, sono sempre vicino a noi e quindi li ringrazio particolarmente. La famiglia dell'amico mio Angelo Giordano, e quindi famiglia Giordano lo giudice, per la disponibilità che hanno dato per questa manifestazione che ormai, come sapete, è arrivata al terzo anno, e mi auguro che per l'anno prossimo andrà sempre così, perché già siamo ad un livello abbastanza alto, quindi è difficile mantenere questo livello alto. La dirigente scolastica, la dottoressa Trovato, con la quale abbiamo iniziato un percorso, un connubio, tanto è vero che per il secondo anno abbiamo trovato questo rapporto con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Ercole Patti, e il risultato della ragazza di questa sera. Ringrazio voi, gentile pubblico, che ci seguite sempre così numerosi. Gli sponsor mi pare che li hai citato tu. Voglio ringraziare in particolare tutti quelli che stanno dietro le quinte, quindi i tecnici, e se mi consentite un ringraziamento particolare alla segreteria del sindaco e quindi a Giuseppe Librizzi e grazie Maria Angela Pacher, che ha dato un valido mano d'aiuto. Per ultimo, ma non per ultimo, il presidente della regione Raffaele Lombardo, che per il terzo anno ci è vicini, e l'assessore Missineo, qui rappresentato degnamente dall'amico architetto Gesualdo Campo. Mi pare che non sto dimenticando nessuno. Vi ringrazio, stiamo lavorando, come dicevo prima, per il quarto anno per il premio Ercole Patti, quindi arrivederci al prossimo anno. Grazie di tutto cuore. Grazie e complimenti al vice sindaco Cirino Torrisi. A questo punto siamo proprio arrivati alla fine, Cirino tiene tanto a questa foto di gruppo, quindi io invito i premiati a salire nuovamente qui sul palco per completare con questo scatto da album, solo i premiati, sì, scatto da album, questa terza edizione del Premio Letterario Nazionale Ercole Patti. Grazie, grazie tante a voi che ci avete seguito e siete stati attenti, calorosi e pazienti fino a questo momento. Appuntamento all'anno prossimo, buona serata.